Vediamo come vengono presentati i risultati della ricerca. L'ordinamento è per rilevanza, quindi i primi risultati saranno anche i più pertinenti. Se preferiamo l'ordinamento cronologico, per vedere i risultati più recenti per primi, possiamo selezionare dalla tendina Source Results By, Publication Date, Most Recent First. Leggiamo rapidamente i risultati, cercando un risultato pertinente. Vediamo ad esempio che il primo risultato sembra pertinente. Nella lista dei risultati vediamo come prima cosa il titolo, Intercountry Adoption in the Netherlands, eccetera. Poi gli autori, in questo caso Twill, il nome del periodico, Adoption and Fostering, il volume 18, fascicolo 2, anno 1994. E pagine da 14 a 19. Sotto viene riportato un pezzo di abstract, dove sono evidenziate in giallo le parole da noi cercate. Per vedere ulteriori informazioni, basta cliccare sul titolo. Vediamo l'abstract completo. Se volessimo leggere il full text dell'articolo, sarebbe molto semplice. Nella colonna destra c'è il bottone SFX. Cliccando sul bottone SFX ci colleghiamo ai nostri abbonamenti e servizi. In questo caso l'articolo non è disponibile. Potremmo chiederlo tramite il servizio del Document Delivery, cliccando sul bottone Invia la richiesta al servizio il DD della tua biblioteca. Chiudiamo la finestra e torniamo alla pagina che riportava la citazione completa. Subito sotto l'abstract sono riportati i subject, i termini controllati che descrivono il contenuto dell'articolo. I termini che potrebbero servirci sono Intercountry Adoption, Adoptive Parents e Preparation. È utile guardarli per poterli rilanciare la ricerca coi descrittori scelti da chi cura la banca dati.